Siamo nell'Istituto Tecnico Pitagora Calvosa di Castrovillari. Oggi è un giorno bellissimo per noi, molto importante. È venuta a trovarci il Carmen Pellegrino, una scrittrice che abbiamo conosciuto lo scorso anno, quando siamo andati alla trasmissione Pane Quotidiano. Ci teniamo molto che i nostri ragazzi abbiano un buon rapporto con la lettura, perché i libri sono la vita e la costruzione di un'interiorità profonda. E siamo stati fortunati, di aver incontrato Carmen Pellegrino, che ha scritto un libro meraviglioso dal titolo Cade la Terra. Questo libro parla di abbandoni e niente di più appropriato per noi che viviamo in una terra come questa calabrese, dove tante persone partono e le case sono vuote, i nostri alunni non tornano. E per noi è un grande dolore questo, quindi riflettere su il nostro passato e tornare ai nostri luoghi, è questo il motivo per cui ci ha fatto scegliere Carmen Pellegrino come autrice di quest'anno. Quello che volevo che emergesse da questo libro è che anche lì dove non sembra esserci vita, nei paesi abbandonati soprattutto, quindi tra le pietre dove non vive più nessuno, in realtà la vita si nasconde, la vita continua nelle forme in cui può. Ed è poi quello da cui proveniamo. Io credo moltissimo nell'importanza del recupero, dello studio del passato, per capire proprio in quale direzione stiamo andando, e perché senza un ancoraggio al passato da cui proveniamo, che è quasi sempre un passato di povertà, di miseria, di emigrazione che ci accomuna un po' tutti da nord a sud, è difficile ipotizzare qualsiasi proiezione non solo futura ma anche nel presente. Il libro ha ricevuto diversi premi, è stato anche finalista al premio Campiello. Beh, non me l'aspettavo, soprattutto perché è un'opera prima, il mio primo romanzo, e poi perché non è un libro, la storia, insomma, di cui ho scritto non è una storia commerciale, potremmo dire così, parla di luoghi abbandonati, di morti, di fantasmi che ritornano, che poi sono i fantasmi da cui proveniamo. Quindi era del tutto inatteso che andasse come poi è andato, quindi ne sono ben contenta.